Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo una recensione molto rapida di un prodotto di casa Phone Salesman. Allora, ecco qua nella sua bustina che troviamo nella confezione, bustina carina per il trasporto in microfibra. Ecco qua il prodotto. Allora, devo dire che il design è molto bello, come vedete. Qua abbiamo il logo Phone Salesman. Qua davanti abbiamo un LED e un microfonino, visto che questo prodotto è un 3 in 1, tra cui anche cassa e ovviamente anche possibilità di rispondere con microfono alle chiamate. Qua sotto abbiamo i tasti per l'accensione on/off, rispondere alle chiamate, il volume più e meno e anche per cambiare le canzoni, pausa e avvio della musica. Qua la base per rendere più saldo l'appoggio, ovviamente, e qua in alto la basetta per appoggiare il telefono. Adesso andiamo a prendere appunto il mio telefono, scusate un attimo che lo tiro fuori. Vi dico subito che la ricarica wireless con la cover almeno del mio telefono è ogni tanto fa difficoltà, quindi meglio caricarlo senza cover o comunque con una cover molto sottile. E i prodotti, vi dicevo, è un 3 in 1. Allora, abbiamo primo prodotto uno stand per il telefono, secondo prodotto abbiamo un caricatore wireless e terzo prodotto la cassa Bluetooth. In questo momento il Bluetooth non è collegato perché la cassa è spenta, andiamo ad aprirla. Ok, adesso abbiamo accesa, il telefono si è collegato. Vi mostro subito come funziona la parte esterna, si deve ruotare la testa, diciamo, e si può andare ad appoggiare il telefono. Come vedete adesso già fa fatica a restare su perché la parte gommata ha perso un po' in questi giorni, in queste settimane di utilizzo ha perso il suo grip, quindi andrebbe pulita con un panno umido, eccetera eccetera, e poi col tempo sicuramente la parte gommata andrebbe a farsi benedire, quindi non so, questo per me è un po' un pregio, potremmo fare a meno di fare la gommata, lasciarla in plastica e evitare la funzione stand, visto che alla fine non è poi così utile, almeno questo è quello che penso io. In ogni caso vi faccio vedere la ricarica wireless, quindi ci attacco, in questo caso ecco qua, ci attacco una power bank per mostrarvi al volo come funziona. Ruotiamo la testa. Comunque il meccanismo è bello solido, almeno quello va detto. Andiamo a inserire, a mettere lo smartphone. Vediamo un attimino. Scusate. Ecco, il telefono si è messo in carica. Allora, diciamo che col caricabatterie classico da parete è più istantaneo, però anche lì tante volte, almeno con l'S7, devo spostare un po' il telefono per trovare il punto giusto di ricarica, quindi anche questa è una cosa che va sottolineata. E per di più vi voglio anche dire che la ricarica wireless non è così rapida perché è di prima generazione, quindi non supporta, scusatemi, appunto la ricarica wireless, diciamo, è rapida. Diciamo che un S7 l'ho caricato circa in 2 ore e 20 da 15% al 100%, che è parecchio rispetto ad altri caricatori che ho provato recentemente. Ok, allora andiamo adesso a sentire anche una canzone. Andiamo su YouTube, no copyright sound, ne mettiamo una qualsiasi. Posso dire che ovviamente la cassa Bluetooth funziona anche senza il prodotto collegato alla corrente, e ha una durata anche lui di un paio d'ore, 3 ore abbondanti. La potenza è di 5 watt e la qualità adesso la sentiamo, però non è male. Apriamo questa. Il volume è già al massimo. Pubblicità, ovviamente. Saltiamo annuncio. Qua parto già in un momento abbastanza. Bene, dai, chiudiamo. Allora, cosa dire? Il volume è abbastanza potente, dicevo 5 watt, la qualità è discreta, diciamo che i bassi a volte sono un po' troppo invasivi rispetto agli alti, non è proprio equilibrata da questo punto di vista, però insomma per l'utilizzo che si fa di una cassa Bluetooth portatile ci può anche stare, non è male. Quello che non ci può stare, allora, come dicevo, i pregi quindi sono design, costruzione, anche diciamo il fatto di essere un 3 in 1, per quanto poi secondo me sia inutile, è comunque un vantaggio. Gli svantaggi sono questa parte gommata che tiene un sacco di ditate e di schifezze, nonostante abbia pulito prima di fare il video un'oretta fa,
il prezzo, perché non è proprio abbordabile, non è proprio dei più convenienti, secondo me siamo a 55 euro circa, scusate un attimo, 55 euro e non è poco secondo me. Alla fine una cassa Bluetooth decente, paragonabile a, decente, paragonabile a questa, la trovate sui 20-25 euro, un caricatore wireless trovate a 15 e anche più veloce di questo, 15-20 euro, quindi siamo a 40 euro in tutto e avete due prodotti divisi, è vero, però un pochettino più efficace. Risparmiate anche 15 euro, alla fine lo stand costa 10 euro, quindi sommando tutti i costi siamo più o meno pari, però questo qua, ripeto, la funzione stand non è un granché, la parte alta è sempre sporca e sì, quindi e la carica wireless è abbastanza lenta, quindi nel complesso è un prodotto interessante, ma nulla di più. Se costasse 30 euro ve lo consiglierei senza problemi, a 55 devo essere onesto, non è proprio un best buy per quel che mi riguarda. Quindi per questo video è tutto. Continuate a seguirmi, questa settimana magari farò un vlog veloce, un'altra recensione, vediamo. Poi la prossima settimana ci sarà una novità sul canale, direi una bella novità, per qualcuno aspettata, per qualcuno inaspettata, quindi direi di restare sintonizzati per vedere appunto questa cosa che farò uscire. Spero all'inizio della prossima settimana, però potrebbe essere anche alla fine. Comunque vi terrò aggiornati sui social. Quindi per questo video è tutto, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!